Buonasera e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento d'incontro. Quest'oggi incontro un appassionato, un esperto della montagna di un modo particolare che è Paolo De Vettore, che saluto e che ringrazio, e che ha dato alle stampe questo libro, Una vita per la montagna che viene presa in considerazione in particolar modo il Dolada. Ma andiamo per passi logici e intanto cerchiamo di conoscere Paolo De Vettore. Tu hai un trascorso da atleta importante. Diciamo che ho fatto un bel pezzo della mia vita come atleta, avendo una compagnia che mi tirava a fare questo tipo di queste fatiche, lo sci da fondo, la corsa in montagna, Ponte Di dove sei originario tu? Quindi nelle Alpi, la frazione di Casan, sei sotto il Dolada. sotto il Dolada, ai piedi del Dolada. La tua è una passione come montanaro, come cacciatore, ma anche come abitante del posto. Abitante del posto, amante della montagna e dico un appassionato proprio della montagna, non un montanaro. Ecco, Franco Miotto mi diceva sempre: Paolo, sei un bravo montanaro, non sei un rocciatore, ma sei un bravo montanaro. Questo è un bel complimento. Io ho guardato le prefazioni e in una delle prefazioni si riprende un po' il titolo, Una vita per la montagna, e si fa un distinguo, vivere in montagna o vivere la montagna, qual è la differenza? Vivere in montagna, sei nato là, vivi in montagna anche quasi per forza. Vivere la montagna vuol dire Andarci. andarci, ma amare la montagna, creare qualcosa sulla montagna, mantenere il passato della nostra montagna, che le nostre montagne hanno un passato molto ricco di storia. Tu hai diviso in vari capitoli. La tua prima esperienza in montagna, quando è stata? Diciamo a 13 anni, quando da ragazzo andavamo a Ostelle Alpine. E mi ricordo che siccome avevamo una partita di calcio la domenica, siamo andati su al sabato per essere pronti alla domenica. Si partiva a casa a piedi perché non c'erano strade, quindi 2 ore e mezza, 3 ore si arrivava in cima al Dolada. E siccome i nostri genitori non volevano, siamo andati così di sfuggita. Da mangiare non abbiamo preso, come scritto nel libro. Io ho preso una bottiglia di vino, l'altro mio amico una bottiglia di grappa. Quando siamo arrivati su avevamo sete. E abbiamo fatto una bella ciuca, insomma, ecco. Questa è E vi stata la siete prima. addormentati? Ci siamo addormentati, poi ci sarebbe una bella storia che uno era più ciuco, voleva stare dentro per non Su un cascare. landro che sarebbe una incavo, una grotta. Una grotta da dove un tempo andavano a ripararsi quando andavano a falciare perché stavano una settimana nel Dolada. E poi è arrivata questa persona che vi ha svegliato e siete riusciti a tornare giù per andare a giocare a calcio. Sì, esatto, ancora ci ha svegliati, se no avevamo volato. Poi a te piace anche ricordare quelli che erano l'attività, un'attività durissima perché le donne, ad esempio, andavano a prendere il fieno che era falciato in pendii particolarmente scoscesi. Diciamo che il Dolada è una montagna ripida e se passiamo oggi sui sentieri che un tempo le donne portavano, perché gli uomini falciavano e le donne portavano il fieno fino sulle pale del Dolada, no? Il Dolada era tutta una pala e lo portavano su una luda. La luda è un invalamento della montagna, mettevano 4 picchetti davanti, portavano tutto il fieno là, quindi una settimana di lavoro sicuramente. Poi, quando tiravano via il fieno, i paletti, spingevano il fieno e arrivava a carico in fondo con le pale del Dolada, insomma. Sì, naturalmente bisogna avere idea di cosa sia il Dolada, quello vedete anche in queste immagini, sono tutte le montagne che fanno da cornice all'Alpago e hanno questa caratteristica di essere, ecco anche questa immagine si vedeva la pendenza. Frequentando la montagna qualcuno si appassiona e diventa cacciatore. La tua prima esperienza come cacciatore l'hai fatta con... Diciamo, la mia prima esperienza come cacciatore l'ho fatta con 2 persone, che veramente persone civili e educate, che mi avevano insegnato un po' la pratica della caccia, però anche l'onestà di praticare la caccia. Ed era una caccia di fondovalle, però. Era una caccia di fondovalle, fagiani e lepri, e ogni volta che sentivo un colpo nel Dolada, guardavo su e mi ricordo che mi hanno detto: Paolo, questa non è la tua caccia. Vai pure a fare la tua caccia, no? Vedevano che avevo la passione per la montagna quando sparavano in montagna. E così l'anno dopo ho preso una carabina col E sei cannocchiale andato a Camosci. a Caprioli, perché allora i camosci su Dolada non ce n'erano tanti. Se ne contavano 10-15 alla fine dell'anno perché venivano da Soverzene, da Valporra, diciamo.
E là ho cominciato la mia avventura come cacciatore di montagna. E lì hai avuto anche l'opportunità di conoscere un famoso cacciatore, col quale peraltro lavoravi anche nell'attività civile. Sì, ho avuto la fortuna di conoscere un cacciatore, un grande alpinista, perché è stato un grande uomo per me e un grande amico. E diciamo che il merito è stata di mia cugina Elsa, che a quel tempo era la proprietaria delle case Bortot. E chi è questa persona? È Franco Miotto. Franco Miotto proprio. Che lui ti ha portato per i suoi impervi sentieri, per le sue battute a caccia non autorizzata. Sì, qualche volta a caccia non autorizzata e qualche volta se andavamo anche normali, insomma. Ci sono dei racconti belli da fare, no? Anche qui. Faccio un esempio, il camoscio del Burrell. Allora, spieghiamo a coloro che non sono pratici. Franco Miotto a un certo momento ha abbandonato l'attività di cacciatore, ha raccontato questa storia. E c'è una fotografia che si abbina a questo. Lui che con un camoscio sulle spalle sta attraversando una cengia. Quella famosissima fotografia l'ha fatta Paolo. L'ha fatta Paolo De Vettore e Paolo De Vettore ha la fotografia di Paolo appesa a casa che l'ha fatta Franco Miotto. Però voglio dire una cosa su questo particolare. Sarebbe un discorso ben lungo, no? Quel giorno c'era anche Riccardo Bè. Nella Frata del Moro c'era Riccardo Bè al sabato. E di notte si correva alle 24 ore di San Martino. Io quel giorno non l'ho corsa perché ero là a caccia. E Riccardo doveva venire a Belluno per fare l'ora in pista, dalle 2 alle 3 mi sembra di notte. Gli ho caricato un altro camoscio sulla schiena e si è inviato verso il Burrell, attraversato il Burrell. A un certo punto non passava più via, perché se siete pratici è una cengia abbastanza pericolosa. Sì, diciamo che è un po' difficile essere pratici di questi percorsi. Va bene, comunque per noi era semplice. A un certo punto non si vede più Riccardo, no? E Franco, ma dove è andato? Vediamo Riccardo, che era straordinario, una persona favolosa, diciamo un grande amico. È spuntato su da uno spigolo e fa, ho fatto una piccola variante per dire, no? Perché non c'erano solo i sentieri, c'erano le varianti anche su pareti come il Burrell. È venuto a Belluno e ha fatto l'ora in pista, mi sembra che ha fatto 12 e qualcosa dopo una giornata così. Quindi, sì, atleti, gente per loro fortuna molto dotati. Hai scalato anche con Franco Miotto? No, dovevo fare le pale di San Lugano, eravamo andati a vederle con Franco, con Riccardo, che in quelle circostanze mi ha prestato i suoi ramponi, ramponi con le punte davanti, che poi ho adoperato. E comunque non hai scalato? No, non ho scalato perché quando sono andato a casa ho detto alla moglie, guarda che vado a fare quella via là con Franco, la risposta è stata, se fai anche questo scappo di casa. Siccome avevo una... Che minaccia che poteva essere messa in pratica. Sì, siccome avevo una famiglia, avevo un bar, avevo due figlie, diciamo ho rinunciato, mai volentieri, però ho dovuto rinunciare per la famiglia. Tu sei un'altra di quelle persone che sono dotate fisicamente, l'hai dimostrato anche nell'attività di militare, perché hai fatto quello che è un corpo scelto, l'alpino paracadutista. Ho fatto l'alpino paracadutista, ma è stata una scelta così... Quel periodo lavoravo a Cervinia, quindi fisicamente ero preparato perché lavoravamo dai 2000 metri ai 3100 di Plamaison, 2005. 2005 Plamaison, poi abbiamo fatto i skili fino su alle cime banche, sui 3000 metri, insomma, ero fisicamente pronto. Quando sono andato alla visita di leva, un mio amico là, ma io vado agli alpini paracadutisti perché fanno questo, fanno l'altro. A me non interessava praticamente. Però quando hanno detto, guarda che gli alpini paracadutisti si mangia bene, ho fatto quella scelta perché si mangiava bene, io avevo bisogno di mangiare. Rispondeva a verità questa informazione? Sì. Okay. Rispondeva a verità proprio. Allora, diamo dei frammenti che poi dobbiamo arrivare a parlare di una cosa molto importante anche per promozionare questa montagna che è molto affascinante, forse dedicata a coloro che hanno una certa pratica. Poi hai fatto anche molte corse, tu hai fatto la Transcivetta, le prime edizioni, la Marcia Longa, le prime edizioni, sì. Cioè hai cercato di fare tutte quelle gare impegnative, molto. Una serie di fuggi, mi ricordo, ne ho fatte 4-5, sì, anche con tempi buoni, perché sempre sulle 3 ore 2,57, quindi quei tempi là erano sotto il decimo posto, ottavo decimo, sulla serie di fuggi, perché mi piaceva correre in montagna.
Poi arriva un momento in cui le gare è meglio non farle o comunque si cambia anche e ti sei dedicato alla cura della tua montagna. Hai cominciato a percorrere i sentieri, a ripristinarli. Sì. Cosa stai facendo tutt'oggi? Sto facendo tutt'oggi, sempre in compagnia di mio fratello e due amici che purtroppo non ci sono più. Dal 1970 abbiamo, quando ho cominciato ad andare a caccia, questa passione dei sentieri mi è entrata nel corpo, diciamo, e ho continuato a pulire i sentieri, perché posso dirlo, fino al 1970 qui i sentieri non erano praticabili, perché dal 50 che non hanno più sfalciato, per 20 anni è stato abbandonato tutto il territorio e non si passava più. Dal 70 continuo a pulire i sentieri, sia con la riserva di caccia, sia con gli amici che mi seguono volentieri. Sì, io peraltro voglio spezzare l'ennesima lancia a favore dei cacciatori, io ho frequentato tanti sentieri e se non ci fossero stati i cacciatori a pulirli probabilmente sarebbero spariti. Per coloro che non sono dei montanari o non sono degli escursionisti, i punti di riferimento del Dolada sono due, il rifugio Carota e il rifugio Dolomio, il rifugio Dolada altrimenti si dica, perché lì ci sono anche dei punti panoramici. Però poi c'è ad esempio il bivacco Scalon, che guarda verso la valle del Bellunese, e un po' prima c'è un posto che tu hai particolarmente caro, che è la... diciamo la Busa dei Trevisani. Comunque, Busa dei Trevisani. Sarebbe la Valle, il nome originale è la Valle, il Col della Valle è la Valle. Busa dei Trevisani perché? Perché negli anni passati, molti anni fa, c'era una squadra di trevisani che faceva bolognini, che spagava i sassi e da quello è venuto il nome della Busa dei Trevisani. In questo posto ho cominciato sempre con gli amici a pulire, perché c'erano già dei qualche segno di vita, insomma. Li ho rimessi in nuovo e quel paese sono andato oltre 20 anni, che portavo la gente del paese, anche 100-120 persone, a farsi quelle belle grigliate. Ecco, secondo te ci tiene in modo particolare che la gente frequenti il Dolada? Questo è un posto che si può raggiungere molto facilmente. Si parte dal rifugio Carota, peraltro si mangia anche piuttosto bene, e c'è una strada sulla sinistra che si inoltra, è praticamente tutta in piano. Tutto in piano e un bel sentiero, c'è un pezzo di strada, 10 minuti di strada carabile, e poi c'è un bel sentiero tutto in piano che si può andare... Segnato? Segnato, se, non si sbaglia, sicuramente non si sbaglia. Una volta arrivati alla Busa dei Trevisani, andando un pochino più avanti, c'è un piccolo cordino, se non ricordo male, per arrivare allo Scalon. C'è un piccolo cordino che Ma è stato poca messo, cosa, insomma. Sì, sì, per sicurezza. Meglio però, stare attenti. Per sicurezza è stato messo quel cordino... diciamo, ma comunque un sentiero accessibile a tutti. Poi arrivati allo Scalon, facendo ancora un po' di fatica, ma anche lì siamo più o meno in piano, si arriva a una famosa Madonnina. Ecco, la Madonna di Carmine. Ma diciamo che c'è anche un po' di salita, comunque anche quello è un bel percorso, però bisogna essere un po' allenati, no? Dove che nella Busa dei Trevisani, alla Valle, basta, è un posto per le famiglie, ecco. Sì. Questo l'ho creato, ho pulito... Ho piacere che la gente frequenti quel posto. E prima di quel posto c'è una madonnetta in legno che ho fatto nel 2014, quando mi sono fatto male, mi sono preso un po' di tempo e ho messo delle banchine, che è un posto panoramico favoloso che guarda tutta la Val Belluna. E posso assicurare che è proprio veramente per tutti, questa è la Madonnina alla quale alludi. Ecco, senti, la Madonna del Carmine, io ricordo che tanti anni fa la si vedeva di notte perché era illuminata, ancora illuminata. È ancora illuminata, però purtroppo il bosco avanza e piano piano copre tutto. Ok, poi le possibilità di salire, io quello che ho sempre fatto è dallo Scalon, che è molto impegnativa e si arriva fin su in cima al Dolada, però vedo qui nella cartina che abbiamo fatto vedere anche prima che si può andare al Forquet, al Col Spuntic e poi salire per la Valbona e arrivare fin su, immagino una pendenza che va ben oltre il 45%. Sì, arriviamo sul 60% in qualche punto. Quindi sì. Diciamo che bisogna stare un pelito attenti. Bisogna stare attenti e essere allenati, oppure c'è una possibilità di partire dal sentiero delle antenne, che diciamo sì. Arrivando al rifugio Dolada, su una curva a destra si trova un'antenna, si lascia la macchina, si va dentro per un pezzo di strada e poi si prende un sentiero che bisogna stare molto attenti perché ci sono dei salti e là in piano si arriva in Valbona e poi si sale che
un sentiero abbastanza praticabile, diciamo. Sì, naturalmente per arrivare in cima al Dolara c'è anche la possibilità di andare al rifugio Dolada o Dolomie e da lì con una salita non molto difficile, ma anche questa che è meglio che facciano persone che non soffrono di vertigini. Esatto. E che abbiano un minimo di pratica su terreni particolarmente pendenti. C'è l'avvallamento prima di salire in Valdella, cresta. Valdella, quella la busa Valdella. Di Valdella, dove andavano a falciare un tempo le donne. E là adesso, quando avevo le pecore, in quella busa là ho messo anche una cisterna per l'acqua, per dare da bere alle pecore. Ecco, una delle curiosità di queste montagne è che è difficilissimo trovare acqua. Non ce n'è. C'è un po' di acqua in Valbona. In Valbona, se guardi nel libro, ci sono delle rocce scavate a mano dai scalpellini. E un particolare che ho notato un pomeriggio alle 4, perché in tutte le volte che sono passato di giorno non si vede. Alle 4, avendo il sole laterale, ho visto famiglia De Marc 1882 su questa roccia dove c'è il buco e l'acqua. Cosa vuol dire? Che nel 1882 per vivere dovevano andare a falciare lassù. Sembra ridicolo, no, ridicolo, diciamo una cosa importante. Sì, incredibile, comunque erano così tutte le montagne qui attorno, sì, sì. Il Dolada era praticamente senza alberi da metà, adesso arrivano quasi fin su in cima. Diciamo che a Casan non c'erano alberi, perché andare a Noccioline quando avevo 10-12 anni andavamo sulle bozze, le bozze è il posto sotto le antenne, quindi partivamo da Casan, andavamo che adesso è una foresta intricata. Una foresta intricata. Allora, abbiamo parlato con Paolo De Vettore, un appassionato del Dolada. Io potrei suggerirvi di andare in questa montagna. Se non avete molta pratica, è meglio andare con qualcuno che vi può aiutare, doveste avere qualche difficoltà. Lo dico per un eccesso di cautela. E comunque bisogna avere buone gambe, perché partire ad esempio da Socher per arrivare su allo Scalon sono 800 metri circa. Sì. E poi da lì per arrivare su sono altri 800 o 600. Fa 1920 il Dolada, parti a 300 metri, quindi sì, è una bella escursione. Sì, bella. Se volete saperne di più, se volete interessarvi alla vita dei nostri paesi, in questo caso di una bella montagna, questa forma stranissima a piramide, c'è questo libro di Paolo De Vettore, Una vita per la montagna, e ci sono tante persone che si prendono cura di alcuni posti, ricordo gli amici del Serva, oppure quelli che ho trovato sul gruppo della Schiara, quelli che ci sono sul Palmar, da quest'altra parte, nelle Prealpi, ci sono quelli che curano i vari bivacchi o le varie casere, e che Dio li benedica, perché sono anche persone particolarmente ospitali. Ti ringrazio per averci dato questa possibilità. Se qualcuno volesse acquistare il tuo libro, e c'è anche la cartina, come può fare? Ce ne sono ancora là da Noè Zanette, la libreria Campedelli. Ok, allora lì si possono trovare. Ringraziamo il nostro ospite di oggi, Paolo De Vettore, e complimenti per il lavoro che fai. Grazie a voi. E un'ultima notizia, in questo percorso si può fare affidamento a Rifugio Carota come posto logistico. Quindi sì, abbiamo già un posto logistico, cioè, si parte, il parcheggio, e poi come abbiamo detto si mangia pure, sì, bene. Bene. Grazie a voi per averci seguito e buona serata. Grazie. Thank you.